Dopo la stagione estiva passata qua al The Beach di Pesaro, è ora di decidere cosa fare i prossimi mesi. Non vi nascondo che sarei dovuto partire per l'Olanda, infatti ero già in contatto col mio amico Matte che sta in Olanda per andare a vivere insieme a lui, cercare lavoro e quindi adattarmi a questo nuovo paese un'altra volta, ma il caso vuole che questo piano sia saltato qualche giorno fa per dei motivi che non vi sto adesso qui ad elencare. Ovviamente non abbiamo litigato, sia chiaro. E quindi guys, ho preso questa decisione: rimanere a Pesaro per l'inverno così da potermi dedicare principalmente al canale YouTube e nel frattempo trovare un lavoro part time da fare qui a Pesaro così da riuscire a alternare lavoro e studio. Amici, buongiorno. Stamattina ho deciso di portarvi con me perché sto andando a fare un colloquio per un nuovo lavoro, visto che appunto la stagione al The Beach di Pesaro è definitivamente finita e visto che bisogna alzare più racks possibile. Ieri ho registrato qualche scena di me che portavo in giro i curriculum, ma poi mi è successa una disavventura col monopattino. Raga, stavo facendo i miei giri e il monopattino non parte più. Ha deciso di non funzionare, non riesco a capire perché, che vi racconterò in un altro video. Quindi dita incrociate e andiamo. Buongiorno. Guys, colloquio finito, è andata molto bene. Segnali positive, vibes positive e aspettiamo la conferma e poi una volta che mi dà la conferma vi tengo aggiornati e vi faccio sapere. Dopo le scene che avete visto sono ritornato a casa e niente, mi sono messo a lavorare col computer, ho iniziato a lavorare alle prime scene da montare di questo video e adesso vado giù al The Beach perché dobbiamo fare una cosa molto importante che adesso vedrete. Sei ufficialmente in un mio vlog. È vero? Sì. Sono nel tuo canale YouTube. Che figata. Almeno se divento famoso io potrei dire di esserci stata. Se diventi famosa tu, io potrò dire di avere un video con te. Hai capito? Visto che dobbiamo aprire questo barattolo di mance, sì. Facciamo i pronostici. Quanto c'è? Ah, è vero. 700 ci arriviamo. Madonna, sei molto positiva. Ale? Per me siamo su 600, sì, dai. 480. Così. Secondo me non superiamo i 300. No. No, no, no. Vabbè, allora abbassa anch'io la cifra, raga. No, 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 no. Dì, pronostico, quanti ce ne sono dentro? 350. Siamo lì. A few moments later. Oh. Sono un botto. Allora, li abbiamo divisi. 190 euro di banconote. Dai. Mengu. Yes. Ah, è vero. Dici quanti sono totale. Sta già 1-0 per la squadra. 427 euro. Dio. Oh, se li prendi. Se li prendi all'euro sono tutti tuoi. Va bene. Preso conto, quindi il risultato finale. Allora, il risultato finale. Adesso non c'è il 3 euro. Quelli da 50 cento. Minchia. Minchia. Totale di 525 euro e 50. Bravi, bravi. Dai, dai. Conta al The Beach fatta, è venuto fuori veramente veramente tanto, non mi aspettavo così tanti soldi. Mi rimetto giù al computer a editare un pochino e nel frattempo sto ancora aspettando che quelli del lavoro, di questo nuovo ipotetico lavoro, mi facciano sapere. Speriamo di avere news entro stasera. E quindi raga, eccomi, siamo finalmente al giorno dopo, c'è stato un grosso salto temporale. Ho parlato con la titolare del posto a cui ho fatto domanda e finally posso dire che questo posto è mio. E da direi
settimana prossima dovrei già iniziare. Quindi ora sapete come voglio organizzare tutto il mio tempo, dando priorità al canale YouTube e alla creazione di contenuti. Per quanto riguarda il viaggiare e il partire, non c'è alcun tipo di fretta. In questi mesi sicuramente riuscirò a fare diverse esperienze sia qui in Italia che fuori, perché avrò molto più tempo a disposizione. Riuscirò a mettere da parte, a investire soldi, cosa importantissima, e tra un po' di mesi rivaluterò l'ipotesi di ritrasferirmi all'estero. Detto questo, raga, ci vediamo settimana prossima.